Buongiorno, buonasera, a seconda degli orari a cui ci guardate. Siamo qui io e Andrea Castagna e come potete vedere dal titolo della puntata ci siamo trovati per un episodio di debunking con, diciamo, obiettivo le affermazioni fatte da famoso storico Alessandro Barbero nel corso di una sua lezione, di una sua lezione, intervista con gli studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana. Giusto nell'introduzione, vale la pena dire questa lezione ci è, come dire, venuta alla nostra attenzione perché per via di un articolo pubblicato su Domani, che troverete al link in descrizione, in cui si riassumevano alcune delle affermazioni fatte da Barbero in questa lezione, in questa intervista. E siccome nel leggerle, sia io che Andrea che molti altri che collaborano con Liberi Oltre, avevamo notato alcune, diciamo, criticità e alcune cose che non ci sembravano particolarmente esatte o coerenti, abbiamo deciso di andarci a guardare la lezione per intero per assicurarci che non fossero state estrapolate o cambiate o, come dire, usate per fargli dire cose che non aveva detto. Quindi ci siamo guardati tutta la lezione, abbiamo integrato quelle affermazioni che erano già state scritte, erano state, devo dire, trascritte quasi parola per parola, e abbiamo preso quelli che sono, diciamo, i passaggi significativi. Barbero ha parlato di molte cose, alcune cose che diceva erano anche abbastanza condivisibili su altri argomenti, magari, ma abbiamo preso i passaggi significativi di quello che ha detto sul tema della guerra tra Ucraina e Russia. E abbiamo preso quelli in cui abbiamo notato delle criticità. Quando dico delle criticità, intendiamo a volte affermazioni erronee, in alcuni casi affermazioni incomplete, in cui si dice una parte della verità, in altri casi affermazioni non erronee né corrette, ma semplicemente incoerenti, e in alcuni casi affermazioni un po' generali, un po', come dire, grossolane. L'altra precisazione che vogliamo fare prima di cominciare è che ovviamente questa non vuole essere una polemica personale nei confronti di Alessandro Barbero, che è uno storico di fama, ma che proprio perché è uno storico di grande fama e di grande seguito in Italia, che viene ascoltato da centinaia di migliaia di persone, se vedete su YouTube e su molte piattaforme, pensiamo che chi è un personaggio pubblico di questo livello di risonanza abbia una responsabilità quando parla di una materia di cui è esperto, cioè la storia. E che se anche persone come me e Andrea, che non siamo storici, ma che conosciamo l'argomento per varie ragioni, Andrea anche perché l'ha studiato, ha studiato Russian and Eastern European Studies, quindi conosce l'argomento in maniera abbastanza specialistica. Se anche persone che non sono storiche di professione sono in grado di rendersi conto, sulla base delle loro conoscenze, con un po' di ricerca, che le affermazioni fatte da uno storico di questa fama e di questa autorità in Italia sono, diciamo, inesatte o tendenziose nell'atto di parlare a degli studenti di un liceo, bene, allora pensiamo che sia il caso di intervenire e di, come dire, mostrare quelle che sono le nostre osservazioni, le nostre obiezioni a quelli che sono fatti e non opinioni. Cercheremo di essere molto, come dire, rigorosi Preciso. nel guardare ai fatti contenuti nelle affermazioni di Barbero, non alle opinioni. Magari commenteremo alcune opinioni, ma non siamo qui per discutere le sue opinioni, che sono ovviamente legittime, come sono quelle di chiunque altro. Esatto, ma possiamo iniziare? Ah, sì, forse Facci. vale la pena dire una cosa sulle fonti. Per quanto riguarda le fonti, ovviamente sarebbe poco pratico se nel parlarne ogni singola volta noi citassimo o il libro o l'articolo o il trattato in cui c'è Giusto. scritta determinata cosa, anche perché le cose si mischiano fra di loro. Quindi nella descrizione del video troverete tutte le fonti da noi utilizzate, da noi consultate, in cui potete andare comodamente a cercarvi i singoli argomenti. Ovviamente è un lavoro che richiede un po' di tempo, ma se si vuole essere onesti, se si vuole
come dire, essere rigorosi e responsabili nell'approcciarsi a questa cosa è il modo di farlo, ecco. E procederemo, diciamo, per punti. Abbiamo trovato circa 6 punti in cui ci alterneremo io e Andrea, e ovviamente saremo anche in conversazione, ogni tanto ci interromperemo, ci faremo delle domande per, come dire, per aiutare a capire quello di cui parliamo. Possiamo cominciare dal primo punto di cui mi occuperò. Io non so se vuoi dire qualcosa tu, Andrea, adesso. No, certo, hai detto praticamente tutto, e quello che vogliamo fare con questo video è proprio non peccare di superficialità, quindi ecco, il discorso sulle fonti è anche un invito a cercare di non prendere per oro colato quello che diciamo noi, ma andare magari a cercare tra le fonti che linkeremo qui sotto in descrizione le cose di cui andremo a trattare, perché una delle cose che purtroppo abbiamo notato in molte parti del discorso di Barbero è questa superficialità nel trattare l'argomento Ucraina, che essendo un argomento con un'importante dimensione storica, ma anche un importante argomento per quanto riguarda l'attualità, ecco, non deve essere trattato con superficialità. E io, che comunque ho avuto modo di apprezzare il Barbero storico divulgatore, sono rimasto un po' sorpreso da questa superficialità nel trattare l'argomento di oggi. Sì, e l'altra precisazione che dobbiamo fare ovviamente è: noi trattiamo esclusivamente le affermazioni fatte da Barbero nel corso di questa lezione, non quelle fatte in un'altra lezione, non quelle scritte in un altro articolo e non quelle fatte da altre persone, perché non vogliamo attribuirgli idee o posizioni che lui non ha. Analizzeremo solo esattamente quello che ha detto, per una ragione di onestà ovviamente, ma anche per una ragione semplicemente di tempo e di metodo. Non possiamo, ci vorrebbero, come dire, 10 ore probabilmente per analizzare tutte le possibili implicazioni di alcune delle cose dette da Barbero nel corso di questa lezione. Quindi noi le analizzeremo e cercheremo di soffermarci solo sulle cose che dice effettivamente, non su tutte le possibili implicazioni, perché sarebbe impossibile in termini di tempo e di lavoro. Se sei d'accordo con me, Andrea, posso cominciare con la prima. Andiamo con la prima. Allora, la prima affermazione di cui vogliamo discutere è la seguente. Un momento. Un momento solo. Sto avendo la solita difficoltà di condividere a volte le cose su StreamYard. Un secondo. Eccola qua. Allora, probabilmente la potete vedere, si vede? Ok, la vediamo bene. E allora, la frase detta da Barbero è: da noi in Occidente, in particolare in Italia, il passato è qualcosa che contribuisce, che non è qualcosa che contribuisce a creare le politiche. Non si prendono delle decisioni pensando al passato. Al massimo in Italia ci sono pezzetti importanti del passato su cui si polemizza. La Russia e l'Ucraina sono paesi in cui il passato, al contrario che nell'Occidente, conta molto, sia nell'atteggiamento collettivo che nelle scelte politiche. Ora, questa è un'affermazione, altrimenti, come dire, che può sembrare innocua, non particolarmente rilevante. Ma secondo me vale la pena fare una piccola osservazione ed excursus su questo tema. Perché? Innanzitutto perché c'è un'affermazione che non ci sembra particolarmente vera. Nel senso, l'idea che in altri paesi, che non siano la Russia e l'Ucraina, la storia non sia rilevante nella determinazione di scelte politiche contemporanee è palesemente non vera. Non possiamo fare una lista di esempi infinita, ma i due che mi possono venire subito in mente sono ovviamente uno la Germania, la cui politica
ed è stata influenzata da, diciamo, l'eredità della Seconda Guerra Mondiale e del ruolo svolto dalla Germania nella Seconda Guerra Mondiale. Quel rapporto con quella pagina della storia tedesca ha plasmato la politica tedesca dal secondo dopoguerra ad oggi e continua a farlo. Quindi anche questo è già subito un esempio. Ma anche, ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, se si pensa all'eredità dello schiavismo e della segregazione razziale, quelli sono temi che sono tutt'oggi, hanno implicazioni che sono tutt'oggi aperti, che sono discussi in ambito di politiche oggi, tra le più svariate, possiamo andare da cose simboliche come la rimozione delle statue e delle bandiere confederate negli st in alcuni stati del sud, al dibattito su affirmative action o su reparations o molto più recentemente su critical race theory e cose di questo tipo. Quindi quest'idea che la storia non sia un tema su cui vengano fatte decisioni politiche in quasi tutti i paesi è palesemente non vero. Nel caso specifico però di Ucraina e Russia, c'è un po' questa tendenza a voler, come dire, isolare Ucraina e Russia e quasi dire che sono paesi, no? Diversi, con una storia diversa, con delle abitudini diverse, e che quindi non possiamo capirli secondo gli schemi che normalmente usiamo per capire altri paesi europei. Questa è un'operazione sottile che viene spesso fatta per, come dire, legittimare o normalizzare cose che altrimenti chiunque leggendo o guardando si rende conto non siano particolarmente sostenibili. Non a caso questa affermazione è seguita da un riferimento al discorso dal discorso fatto da Putin. Ora, chiunque legga il discorso fatto da Putin si rende perfettamente conto che è un classico discorso di natura revanscista, etnonazionalista, con elementi di irredentismo, Esatto. di imperialismo, esatto. Ma se noi, chiunque è in grado di rendersene conto, chiunque legga quel discorso può rendersi conto di questa cosa con le, diciamo, coordinate storiche e culturali di cui disponiamo. Ma se noi affermiamo che Ucraina e Russia appartengono a una categoria diversa, in cui questo è normale, allora, come dire, non dico che legittimiamo, però normalizziamo qualcosa e, come dire, lo sottraiamo all'analisi e alle osservazioni che normalmente faremmo se chiunque altro in Europa facesse un discorso di quel tipo. Ma soprattutto, secondo me, isoliamo queste due nazioni da una comparazione con altri stati. Io vivo in Belgio, dove la figura del re Leopoldo è una figura che è al centro del discorso politico, soprattutto perché per i belgi è considerato il re costruttore, quello che era il padre della patria, il padre della patria dei belgi. Ma poi quando si approccia la politica estera oppure le responsabilità nei confronti delle atrocità commesse in Congo, beh, questa dicotomia condiziona pesantemente la politica belga, sia interna che la politica estera. E non vedo come la storia, in questo caso del re Leopoldo, condizioni il Belgio in maniera diversa da come la storia coloniale o le tendenze imperialiste che la Russia ha avuto nel passato rispetto all'Ucraina siano qualcosa di sui generis che non abbiano altri casi, altri esempi, sia in Europa che non. Esatto, questo è un ottimo esempio, quello del Belgio è un ottimo esempio, è giusto che tu l'abbia fatto. E potremmo ovviamente andare all'infinito, nel senso, pick your country e trovate esempi simili in qualsiasi paese europeo. Quindi questa, diciamo, è magari un'osservazione che può sembrare, magari, come dire, no, non è, no, è un'affermazione secondo me importante perché dà un'introduzione e ci consente di analizzare un modo di guardare la questione che già dal nostro punto di vista tradisce una forma di incoerenza. Però possiamo ora proseguire e andare invece sui temi più, diciamo, più scottanti. Cedo parola ad Andrea che può proseguire con il secondo punto. Certo, adesso se riesci a condividere ancora lo schermo con l'affermazione, perché quello che Barbero fa è un parallelo fra memoria storica in Ucraina e in Russia e rende evidente quello che aveva premesso nella prima affermazione, ossia
che nella memoria dei russi la più grande tragedia del Novecento è l'invasione nazista e il fatto che in quel frangente i nazisti abbiano trovato collaboratori e simpatizzanti tra gli ucraini. L'oppressione che l'Ucraina ha subito per opera di Mosca è qualcosa che in Russia non è ricordata. D'altra parte, in Ucraina è l'esatto contrario. In Ucraina c'è una consapevolezza acuta dei tanti periodi in cui sottolizzare e sottolursi il nazionalismo ucraino e l'aspirazione all'indipendenza degli ucraini sono stati repressi. Per gli ucraini, la grande tragedia del Novecento non è l'invasione nazista, ma la grande carestia dei primi anni 30, quando milioni di persone morirono di fame per colpa di Mosca. Ora, il problema, secondo me, con questa contrapposizione, nuovamente, che prende le due narrazioni, le cristallizza e le contrappone in modo quasi acritico, senza cercare di capire cosa, se c'è qualcosa di vero o distorto sia nell'una sia nell'altra affermazione, anche perché quando parliamo di questa contrapposizione non stiamo parlando di monoliti che non si influenzano o non hanno rapporti fra di loro, ma stiamo parlando comunque di memorie storiche e le memorie storiche sono, volente o nolente, fatte, costruite da persone. E l'unica cosa che probabilmente va commentata è che quella russa, in realtà, spesso e volentieri non è una narrazione neutrale, ma è spesso anche un modo per distorcere o giustificare certe azioni in modo che l'opinione pubblica russa, ma anche quella in Occidente, accetti il ruolo o comunque la visione che la Russia ha nei confronti di altri stati dello spazio post-sovietico, tra cui appunto l'Ucraina. E secondo me si può benissimo vedere questo esempio quando si parla di memoria selettiva nel celebrare la Grande Guerra Patriottica, ossia quello che la classe dirigente russa dall'epoca sovietica ricorda rispetto all'invasione nazista. Però c'è sempre quella parte che nelle celebrazioni della Grande Guerra Patriottica che si fanno a Mosca, in tutta la Russia e in tanti paesi post-sovietici, viene omessa la parte più scomoda della storia, ossia che tra il 1939 e il 1941 la Germania nazista e la Russia sovietica erano di fatto alleate ed esiste un patto, il patto di Molotov-Ribbentrop, con annessi segreti, che ha generato la conseguente invasione sovietica dei paesi baltici, quindi Estonia, Lettonia e Lituania, ma anche di altri paesi come la Moldova, la Finlandia e parte della Polonia, che oggi corrisponde all'Ucraina o alla Bielorussia occidentale. Ecco, tutta questa cosa nella grande narrazione della grande guerra patriottica russa viene taciuto o comunque omesso. Posso solo fare aggiungere una cosa, che appunto quello che dice è ovviamente vero, e tanto che la data d'inizio della quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica non è il 1939, ma il 1941, per ovvie ragioni. Cioè, tutto quanto accade tra il 1939 e il 1941 nella retorica, non si può chiamare storiografia, si può chiamare retorica, narrazione o memoria, come vogliamo, non è incluso nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è un fatto importante. Ma non solo in Russia, oggi è un crimine parlare del patto di Molotov-Ribbentrop. Quindi il ricordare un fatto storico come il patto di Molotov-Ribbentrop è criminalizzato. Quindi, come dire, è una questione che va mostrata. Il fatto che una memoria, che, come dire, la memoria non è storia, e Barbero è molto onesto su questa cosa qui ed è bene che lo dica, dice la memoria non è storia, però poi contrappone due memorie tra di loro contrapposte nella sua narrazione, senza fare nessuna osservazione critica su cosa ci sia di effettivamente basato sui fatti storici in quelle due memorie. E qui, secondo me, è come dire, non l'errore, ma l'incompletezza della sua esposizione. Ti lascio continuare su questo tema. No, Scusa. no, sono perfettamente d'accordo e diciamo che un altro problema è che, in parte lo accennavi tu, è che poi
Chi prova a scardinare o comunque cercare di andare oltre la narrazione politica o la narrazione politica del regime di Putin, per quanto riguarda la Grande Guerra Patriottica e le conseguenze che la Grande Guerra Patriottica ha avuto in Russia, ma non solo, viene perseguitato o viene comunque messo a tacere. Uno dei casi principi di questa cosa qua, di questa tendenza, è la chiusura di Memorial. Memorial era un'associazione nata già in epoca sovietica per indagare i crimini dello stalinismo e le repressioni dei diritti umani, sia durante l'epoca sovietica, ma anche legati appunto alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, subito appena salito al potere, Putin ha duramente represso Memorial, tanto che nel 2008 il suo archivio è stato sequestrato e nel corso degli anni i volontari di Memorial, di questa associazione, sono stati messi a tacere o impossibilitati a effettuare tutto quel lavoro di ricerca che è fondamentale per andare a scardinare o a riscoprire i crimini dello stalinismo. E il colpo di grazia a Memorial è stato dato nell'aprile di quest'anno, proprio durante l'invasione, quando Memorial è stata definitivamente chiusa perché dava fastidio alla narrazione ufficiale. Però ecco, questo è un po' quello che diciamo riguarda la Russia. E il suo rapporto con la storia. Però ecco, la storia della Seconda Guerra Mondiale in epoca sovietica non riguarda solo la Russia, perché dalla Seconda Guerra Mondiale sono usciti a pezzi diverse nazioni. Ho parlato prima dei paesi baltici, la Polonia orientale che è stata annessa all'Unione Sovietica, quindi le conseguenze che la conclusione della Grande Guerra Patriottica ha avuto sono andate ben oltre il 1945. Se pensiamo solo che i paesi baltici sono stati annessi dal 45 al 91, o ancora che dalla Polonia orientale sono state deportate centinaia di milioni di persone tra il 1939 e il 1941, ecco, si mette in evidenza che la memoria collettiva russa ha come cardini la grande vittoria militare, il culto della potenza militare sovietica, cioè il 9 maggio è il giorno in cui si fa una parata militare e si ricorda la potenza militare sovietica. Ma diciamo che poi il discorso va anche più in là, perché si usa il 9 maggio, che è il giorno in cui in Russia appunto si ricorda la conclusione della Grande Guerra Patriottica, come in modo da giustificare la potenza militare, le visioni di una Russia che ha come, non so, come destino, come opportunità, diciamo proprio come che è destinata in qualche modo ad andare ad avere un rapporto di forza nei confronti dei paesi dello spazio post-sovietico. Ed è questo l'uso politico che viene fatto della storia da parte del regime russo di Putin. Mentre per quanto poi riguarda l'Ucraina, la questione è un po' diversa, ecco. Sì, e se vuoi, l'altra questione da sollevare su questo tema poi è che, a prescindere dalla natura della narrazione russa sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla Grande Guerra Patriottica, c'è proprio una questione di fatti storici che in questa affermazione viene completamente ignorata, e che c'è proprio la geografia dell'invasione tedesca. Forse ne vuoi parlare un po' tu e cercare di aiutarci a capire perché in realtà, se si vuole parlare dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, bisogna farlo partendo dall'Ucraina, non dalla Russia. No, esattamente, perché quando noi parliamo di invasione tedesca della Russia, alla quale tra parentesi hanno anche partecipato centinaia di migliaia di soldati italiani, se poi si va ad analizzare proprio da un punto di vista geografico cosa è stato invaso, beh, ecco, diciamo che il 100% di quella che è oggi l'Ucraina è stato invaso, e quindi Occupato per l'Ucraina era 3 anni. proprio al centro dei piani di occupazione. E dei piani di invasione di Hitler, mentre la Russia, o la Russia sovietica, non è mai stata occupata, da più del 5% del suo territorio e
per un periodo di tempo relativamente breve, mentre la totalità dell'Ucraina è stata sotto occupazione nazista tra il 41 e il 44, il che non vuol dire che la Russia abbia sofferto poco o non abbia sofferto a causa dell'invasione sovietica, ma a livello proprio di geografico e di chi ha invaso chi, gli ucraini hanno sicuramente sofferto parecchio a causa dell'invasione tedesca e tutto il loro territorio è stato interessato dalla cosa. Esattamente. Se si vuole proprio anche parlare di numeri, perché questo è qualcosa che a volte, come dire, sembra passare inosservata nella memoria storica, sarà perché c'è un'abitudine pessima che hanno in molti e che a volte abbiamo anche noi. Usiamo Unione Sovietica e Russia come sinonimi e non ci rendiamo conto che questa scivolata linguistica e semantica ha all'interno un contenuto ideologico, che non è innocente, non è neutrale di usare Russia e Unione Sovietica come sinonimi, non è neutrale usare il termine russi o russi per l'aggettivo russi per riferirsi all'Armata Rossa, che era un'armata invece dell'Unione Sovietica, quindi un'armata multietnica, in cui va detto per via delle ragioni geografiche dell'invasione. Ucraini e bielorussi ebbero un ruolo centrale. Per quanto riguarda i numeri, proprio, non so se li vuoi dire tu o se li vuoi che dica io, tanto per farci un'idea delle perdite dell'Ucraina durante la Grande Guerra Patriottica, come la chiamano i russi. Sì, no, ecco, parliamo di almeno 3 milioni e mezzo di civili che furono uccisi dai nazisti, tra cui 1,5 milioni di ebrei, perché la minoranza ebraica durante la guerra mondiale ha subito particolarmente la ferocia nazista, ma comunque ci furono anche quasi 2 milioni di civili ucraini che furono uccisi dai nazisti. Dopodiché ci furono almeno 3 milioni di ucraini che morirono combattendo nell'Armata Rossa. Questa è una cosa che a volte si tende a passare inosservata, cioè gli ucraini allora combattevano all'interno dell'Armata Rossa e dopodiché ci furono anche 2 milioni di ucraini che furono deportati come schiavi per lavorare nei territori del Reich o comunque nei territori annessi dalla Germania nazista. E se poi mettiamo anche le cose come questi dati, questi numeri in proporzione, beh, le principali vittime dell'invasione nazista dell'Unione Sovietica furono appunto Ucraina e Belarus, perché il 50% della popolazione della Belarus fu deportato, il 25% morì tra il 41 e il 45, e parliamo comunque di percentuali molto alti per quanto riguarda l'Ucraina. E ancora una volta, non significa che i russi soffrirono in maniera minore o in maniera diversa. Basta pensare all'assedio di Leningrado, dove davvero fu un'immane tragedia per i russi di Leningrado, perché si calcola che almeno un milione di persone, almeno 1 milione di persone morì di fame. Però se si vuole parlare della morte e della distruzione inflitta dalla Germania nazista, non si può non parlare della distruzione e della morte che è stata inflitta agli ucraini. Perché, come dicevo prima, il 100% del territorio ucraino è stato interessato dall'invasione nazista. Quindi, quando Barbero dice sì, in Ucraina non si ricorda la tragedia nazista, si ricorda in maniera molto diversa, cioè si ricorda molto di più la distruzione e la morte che è stata portata da questa invasione, piuttosto che la grande vittoria militare, perché comunque l'Ucraina uscì devastata dall'invasione tedesca prima e dall'annessione sovietica dopo, perché comunque quello che oggi è l'Ucraina occidentale, che allora era parte della Polonia, ecco, quella venne totalmente annessa e invasa dai sovietici. Sì, è un'affermazione di straordinaria irresponsabilità, devo dire, affermare che in Ucraina non si ricorda come una tragedia quella della Seconda Guerra Mondiale, perché, come hai detto tu, Ucraina e Belarus sono stati i due paesi che di più hanno sofferto per l'invasione tedesca, per l'invasione nazista, e
Se qualcuno vuole approfondire il tema, il link lo troverete nella descrizione del video, c'è il link al libro, ma potete leggere Bloodlands, Terra di Sangue, di Timothy Snyder, in cui proprio viene fatta un'analisi molto dettagliata, a tratti anche non particolarmente facile da leggere per ragioni proprio della drammaticità di quello di cui si parla, di circa i 14 milioni di persone che furono uccisi dai nazisti e dai sovietici tra il 1932 e il 1945 in un territorio che, a cui Snyder si riferisce come terra di sangue, che va dal Mar Baltico al Mar Nero e comprende quello che oggi è Bielorussia, Polonia, Ucraina e una piccola parte di Russia occidentale. E appunto questi numeri di cui parliamo, se volete approfondirli, se volete ricercarli in maniera più approfondita, vi rimando alla lettura di quel libro o dei molti seminari che potete trovare sull'argomento. Quello che è importante è che, come dicevamo, è estremamente irresponsabile sostenere che in Ucraina non ci sia memoria della Seconda Guerra Mondiale come una delle più grandi tragedie della storia, del paese, che fu, come ha detto Andrea, completamente devastato durante l'occupazione. E due volte perché fu occupato dai nazisti e poi rioccupato dai sovietici, quindi fu il teatro di due fasi estremamente violente e sanguinose, della prima dell'offensiva e poi della controffensiva. Scusa se non volevo interrompere. No, no, Poi assolutamente. vogliamo passare a quello che lui invece cita come l'altro ricordo, cioè il ricordo. L'altra memoria, la memoria ucraina, quella del Holodomor. Secondo me qui c'è meno da dire, però forse vale la pena precisare un paio di cose. Sì, no, assolutamente, perché quello che dice Barbera, magari poi metterlo in sovraimpressione, è che comunque esiste ancora una selettività della memoria, che vuol dire che la cultura collettiva dell'Ucraina è in qualche modo basata su un passato diverso rispetto a quello dei russi. E la cosa può essere vera, però adesso leggo questo estratto e poi ti lascio la parola, perché secondo me la memoria pubblica è qualcosa da trattare davvero con i guanti. Qua Barbero semplifica un po' troppo e ancora una volta si dimostra un po' superficiale, perché dice che nella memoria pubblica degli ucraini viene rimosso il fatto che i loro grandi leader indipendentisti sterminavano gli ebrei con grande piacere. E del resto nelle piazze ci sono monumenti dedicati a quei leader ucraini che erano anche sterminatori di ebrei. La selettività della memoria vuol dire che la cultura collettiva dell'Ucraina è basata su un passato di oppressione da parte dei russi e su una faticosa conquista della libertà. Tutto questo è vero, ma è solo un pezzo della verità. In certi momenti della lotta per l'indipendenza, gli ucraini hanno sterminato gli ebrei e sono stati antirussi e antisemiti. Ci sono stati reparti delle SS che parlavano ucraino e hanno collaborato con i nazisti fino all'ultimo. Ciò non fa parte della loro narrazione. Del resto, chi se ne vanterebbe oggi? Questo fa sì però che se qualcuno in Ucraina è ancora attaccato a quel passato nazista, nella narrazione ufficiale si dice è un fenomeno irrilevante o marginale. Noi però, nel nostro paese, non accetteremo mai l'esistenza di gruppi neonazisti riconosciuti dalle autorità e integrati dall'esercito. Da dove vuoi partire, Ludovico? Sì, allora sì, qui c'è molto da analizzare. Allora, la prima cosa da dire è che bisogna fare qualche passo indietro perché sono delle affermazioni dense, ma comunque il primo passo indietro che possiamo fare è che in tutti i paesi europei, tra le due guerre esistevano ed erano presenti movimenti ultranazionalisti di ispirazione più o meno fascista, non nazista tendenzialmente di ispirazione fascista, quindi con riferimento ben preciso, e che questi movimenti in quasi tutti i paesi si ritrovarono ad un punto o ad un altro ad essere o diretti alleati nei paesi che erano alleati della Germania nazista, come l'Italia ad esempio, o collaboratori dei nazisti durante l'occupazione, durante l'invasione. E va detto, questi movimenti erano presenti in tutti i paesi, a prescindere
da quello che era stato l'esito della Prima Guerra Mondiale, ma tendevano ad essere più ad avere, come dire, più, a raccogliere più successo in quei paesi in cui c'era una percezione che gli esiti della Prima Guerra Mondiale non fossero stati particolarmente favorevoli per il paese in questione. Questo appunto avveniva in tutti i paesi, sia nei paesi, ovviamente nei paesi sconfitti, cioè Austria, Germania, Ungheria, Bulgaria, chiaramente, ma anche nei paesi vincitori, ad esempio in Italia, che era un paese vincitore durante la Prima Guerra Mondiale, il fascismo si è formato anche sul mito della cosiddetta vittoria mutilata. Ma era presente anche in paesi neutrali, come la Danimarca, come la Norvegia, esistevano partiti di ispirazione fascista, e nei nuovi paesi, no, nuovi, ma come nei nuovi paesi indipendenti, come Polonia, Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, e in quelle nazioni, non possiamo dire paesi, che non avevano ricevuto il riconoscimento di un paese, come Ucraina e Bielorussia, che appunto erano popoli che esistevano, i cui stati, nel caso dell'Ucraina, sono anche esistiti per un periodo molto limitato di tempo, nel caso dell'Ucraina per circa un anno, tra il 17 e il 18. Come dire, questi movimenti c'erano ovunque. Ora, quindi non erano una particolarità, l'ultranazionalismo non era un appannaggio dell'Ucraina. Esisteva anche in Russia, semplicemente venne sconfitto durante la guerra civile, quindi esisteva in qualsiasi paese europeo in quel determinato momento storico. Tra il 1939 e il 1941 la Germania occupa quasi la totalità dell'Europa continentale. A volte ce ne dimentichiamo perché magari non ci rendiamo conto dell'estensione, ma di fatto ogni singolo paese dell'Europa continentale per un periodo di tempo tra il 1939 e il 1943-44 è o alleato della Germania o sotto occupazione tedesca. Ovviamente l'occupazione avviene in maniera diversa e con forme diverse che non possiamo analizzare. In ogni singolo paese che sia stato invaso dalla Germania nazista ci sono state forme di collaborazionismo politico, istituzionale, militare, individuale delle singole persone con le forze di occupazione e quindi anche con i crimini perpetrati dalle forze di occupazione naziste, tra cui ovviamente la persecuzione degli ebrei e l'Olocausto. Come ho detto, è avvenuto in maniere diverse perché le occupazioni sono state diverse. Ad esempio, nel caso dell'Ucraina, l'Ucraina fu quello che veniva detto un Reichskommissariat, cioè un'amministrazione militare tedesca. Lo stesso era vero dei Baltici, di Bielorussia o dell'Olanda, mentre ad esempio, come sappiamo, nel caso di parte della Francia vi era proprio uno Stato francese, la Repubblica di Vichy, che era uno Stato collaborazionista, divenuto alleato della Germania nazista, lo stesso vale per la Norvegia o per la Danimarca. Quindi quest'idea che il collaborazionismo sia un appannaggio ucraino non ha nessun fondamento storico, perché ogni singolo paese che fu invaso dalla Germania nazista collaborò in una maniera o in un'altra a seconda delle modalità dell'invasione e della modalità dell'occupazione. Primo punto da stabilire. La conseguenza di questo è che ovviamente le popolazioni di questi paesi hanno combattuto nell'esercito dell'Asse. Questo è un fatto che viene dimenticato, ma l'esercito dell'Asse, nell'esercito dell'Asse combattevano europei di ogni singolo paese, alcuni volontari, alcuni coscritti, alcuni, come dire, costretti a combattere. È un fatto poco noto, ma molti più francesi combatterono nell'Asse che tra gli alleati. È un fatto che ci dimentichiamo perché nessuno vuole ricordarselo, perché è difficile parlarne, è difficile ricordarsene, ma molti più francesi combatterono dal lato dell'Asse che dal lato degli alleati. Ora, sono sicuro che quello, e in parte viene detto anche da Barbero, appunto, ad un certo punto sostiene che ci sono stati reparti dell'SS che parlavano ucraino e hanno collaborato con i nazisti fino all'ultimo. Sì, è vero, lui si riferisce a un reparto ben preciso, che è un reparto, anche lì non è un reparto dell'SS, è un reparto
è un reparto delle SS Waffen, quindi non, la differenza ovviamente tra Alemanna SS e Waffen SS, che le prime erano quelle come dire, responsabili dell'applicazione delle leggi razziali e le Waffen SS erano unità di combattimento. Ebbene, potete fare una rapida ricerca su internet e il link è disponibile nella descrizione del video. Ci furono unità SS in ogni singolo paese occupato. Non c'è un singolo paese, posso addirittura condividere lo schermo in questo caso, non esiste un singolo paese che fu invaso dal Germania dove non ci furono, in un modo o nell'altro, delle formazioni di SS locali. Quindi, come dire, che parlavano la lingua locale, che appartenevano, diciamo, all'etnia locale, alla popolazione locale. Possiamo vedere la lista su questa pagina su Wikipedia, potete trovare, vedete, Albania, Belgio, Bulgaria, Boemia e Moravia, che ovviamente sono parte della Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, India perfino, c'erano perfino degli indiani. Italia, ovviamente, Lettonia, Olanda, Norvegia, Romania, Serbia, Spagna, Unione Sovietica, quindi Russia, quindi anche molti russi collaborarono con i nazisti, Svezia, perfino la Svizzera e Ucraina e perfino 54 cittadini inglesi. Quindi, come dire, questa storia del collaborazionismo viene, è come dire, una mezza verità. Si prende un fatto non completamente falso, ma lo si isola nel contesto, quasi a renderlo una cosa eccezionale, quasi a voler rendere eccezionale qualcosa che purtroppo non era particolarmente eccezionale. Dal punto di vista storico non c'è nessuna prova, nessun dato che sostiene che gli ucraini furono particolarmente propensi a collaborare. Il dato invece che abbiamo, e che ha citato giustamente prima Andrea, è che circa 3 milioni di ucraini morirono combattendo nell'Armata Rossa. Sono molti di più di quanti francesi siano morti combattendo contro la Germania nazista, di quanti inglesi, di quanti americani, di quanti canadesi, messi tutti insieme. Quindi, se vogliamo usare questo artificio retorico del collaborazionismo, allora dobbiamo usarlo per ogni singolo paese in cui è avvenuto, inclusa la Russia e la Russia sovietica all'epoca, e interrogarci sul significato di queste cose. Ma non possiamo isolarlo nel caso dell'Ucraina e cercare di usarlo per giustificare quello che accade oggi, perché è completamente. Questa è sì un'operazione completamente separata da quella che è la realtà storica, la realtà storica dei fatti. Sì, e poi forse l'unica precisazione che mi sento di fare è che in effetti l'unica probabilmente, e forse Barbero in qualche modo si riferisce anche a questo, al Lupa, alle bande del Lupa, che però non erano concentrate in tutta l'Ucraina, perché Lupa, ossia l'esercito di insurrezionista ucraino, quello che poi Barbero cita, era un fenomeno che si concentrò prevalentemente nel territorio della Galizia, che oggi è l'Ucraina occidentale, ma allora era invece parte della Polonia orientale, e che quindi non era parte della Repubblica Sovietica di Ucraina, ma della Seconda Repubblica Polacca, e che quindi tra il 1920 e il 1939 era sotto la bandiera polacca. E poi però venne occupato, grazie al patto che dicevamo prima, fra nazisti e sovietici, tra il 1939 e il 1941, per poi venire nuovamente invaso dai nazisti tra il 1941 e il 1944, e infine riannesso all'Unione Sovietica, con l'ultima invasione che ha di fatto sigillato il confine fra quella che sarebbe poi diventata la Polonia e l'Unione Sovietica. Quindi la popolazione ucraina si è trovata davvero in mezzo, da una parte, soprattutto in Galizia, c'è stata un'opera di polonizzazione, diciamo, che aveva contribuito a dare origine a un movimento, chiamiamolo clandestino, comunque un movimento insurrezionale che
era ultranazionalista ucraino, che però è entrato, che però comunque fino al 1939 era nei fatti represso. Ed è stato semmai con la distruzione dello Stato polacco da parte sia di Germania nazista sia di Unione Sovietica che questo movimento Lupa è riemerso in funzione sia antipolacca, per le ragioni storiche della polonizzazione forzata delle minoranze ucraine in Galizia, sia anche e soprattutto diciamo, di questo passaggio di testimone fra Unione Sovietica e Germania nazista. Difatti, molti esponenti dell'UPA combatterono sia i polacchi sia i sovietici, ma anche a un certo punto i tedeschi. Sì, questa è una precisazione importante, la precisazione soprattutto geografica, esatto, e anche storica, nel senso, quello che dice Barbero a un certo punto è che afferma che al momento dell'invasione gli ucraini collaborarono con i nazisti. Ora, anche qui, sì, c'è della, non, come abbiamo detto, è vero di tutti i singoli paesi, ma anche qui bisogna fare delle precisazioni, ad esempio il reggimento di SS di cui parlavamo prima, di SS Waffen di cui parlavamo prima, fu creato nel 1943, quindi ben 2 anni dopo l'invasione. Quindi non aveva a che fare col collaborazionismo dell'invasione, ma il fatto che ad un certo punto i tedeschi avevano bisogno di reclutare truppe anche sul territorio perché stavano perdendo la guerra. E alcune di quelle truppe erano volontarie, non c'è alcun dubbio. Ma come dire, il fenomeno del collaborazionismo è legato ad un territorio ben preciso, che è quello che hai detto tu, quello della Galizia, che è questo territorio che, con una grande percentuale di popolazione ucraina, che alla fine della Prima Guerra Mondiale, dopo essere stato per un breve periodo, Repubblica Ucraina Occidentale, come veniva chiamata, divenne parte della Polonia, poi venne occupato dall'Unione Sovietica e poi infine dalla Germania nazista. E ovviamente non si può isolare l'invasione nazista nella storia senza capire cosa è successo alla popolazione di questo territorio negli anni precedenti. E questo non vuole minimizzare quelli che furono poi alcuni dei crimini più efferati commessi da alcune bande dell'UPA durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nei confronti dei polacchi, va detto, e come i massacri di Volinia. Quindi questo non vuole minimizzare assolutamente, ma bisogna mettere queste osservazioni nel contesto. L'operazione che viene fatta, l'operazione che viene fatta dalla retorica russa di oggi, ed è stata fatta anche dalla retorica sovietica per un periodo, è quello di dividere la storia dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale in due parti, dove Russia equivale a liberazione e Ucraina equivale a collaborazionismo. E questo è un'operazione utilissima perché è un'operazione che fa comodo a tutti quanti. Nel senso che fa comodo anche nell'approccio, nel reapproachment con la Germania di oggi, è una narrazione che fa comodo perché puoi convincere, poi se sei la Germania, puoi cercare di convincerti che chi ha invaso alla fine non era tanto meglio, no? E che quindi, come dire, ti solleva dalla responsabilità di quello che hai commesso. Mentre, come dicevi tu, va sottolineato l'affermarsi dei movimenti più ultranazionalisti ucraini è stato possibile solo perché di concerto la Germania nazista e l'Unione Sovietica distrussero lo Stato polacco, distruggendone tutte le istituzioni, i partiti, l'intelligenza, inclusi l'intelligenza ucraina non nazionalista, perché la maggior parte della rappresentanza, cioè, esistevano partiti ucraini che rappresentavano l'interesse ucraino in Polonia che non erano ultranazionalisti e che facevano parte del mainstream. Tutto questo viene distrutto con la distruzione dello Stato polacco che viene compiuta dall'Unione Sovietica e dalla Germania come alleati e questo poi dà origine anche al fenomeno dell'ultranazionalismo ucraino in quegli anni. Questo non esenta la responsabilità individuale delle persone che hanno commesso efferatezze o crimini, ma mette nel contesto della
della conseguenzialità storica degli eventi che nel modo in cui vengono descritti da Barbero si perde completamente. Sì, e poi quello che Barbero fa è, diciamo, creare un collegamento diretto tra questi collaborazionisti che abbiamo detto erano probabilmente, diciamo, una minoranza o comunque localizzata in Galizia e gli ucraini di oggi. Perché quando poi andiamo a vedere cos'è l'Ucraina oggi, beh, abbiamo un paese in cui la componente ebraica è molto presente. Abbiamo Zelensky che è ebreo, ma ci sono stati decine di politici importanti che hanno ricoperto vari ruoli politici all'interno dell'Ucraina di origine ebraica. Mi viene in mente, per esempio, Yulia Tymoshenko, che è stata un po' l'artefice della rivoluzione arancione nel 2004, oppure più recentemente Groisman, che era il primo ministro precedente, che addirittura proviene da una famiglia ebreo-ortodossa. Quindi non si capisce in che modo il fatto che ci fossero dei collaborazionisti dell'UPA nel 1941 nella Galizia di allora renda oggi l'Ucraina un paese diciamo, soggetto a una sorta di quasi glorificazione del nazismo. Anche perché, e qua secondo me è una questione molto semantica, quando si parla di nazismo nel discorso pubblico delle élite russe, tra cui appunto Putin, Lavrov, eccetera, non si intende la parola nazismo come la intendiamo noi in Europa, perché noi in Europa associamo il nazismo a Hitler, l'antisemitismo della Germania degli anni 30, al Terzo Reich. Invece, nel discorso pubblico della Russia, la parola nazismo è usata in maniera un po' più sottile e diciamo che si disconnette dal significato originario, perché, e questo è stato anche denunciato da una lettera pubblica di alcuni studiosi che si occupano di nazismo e olocausto, che magari vi elenco qua in descrizione, questa definizione di nazismo sostanzialmente assume la connotazione di qualsiasi cosa che sia contro l'interesse e le ambizioni della Russia. Quindi nazismo per Putin è quasi una parola che indica la russofobia, la famosa russofobia, però si priva così il termine nazismo di un significato, del vero significato, e alcuni termini adesso collegati, penso al genocidio, penso all'olocausto, penso all'antisemitismo, ricordandoci l'intervista di Lavrov a Rete 4, ecco, perdono significato perché vengono quasi svuotati dalla loro semantica originale. E secondo me Barbero, quando poi parla di collaborazionismo, purtroppo pecca della stessa cosa, nel senso che usa la definizione di nazismo non come la intenderebbe il Barbero storico, ma più come viene usata nel discorso pubblico russo, del discorso pubblico del regime di Putin. E questo, secondo me, è un grave problema, è una cosa che sottolinea la superficialità di Barbero nell'approcciarsi a un argomento tanto delicato, perché la storia degli anni 40 è storia e si può parlare di memoria storica, ma non si può tracciare un parallelo tra ciò che è successo 80 anni fa e quello che sta succedendo oggi. Perché la situazione è fattualmente diversa ed esiste anche la contraddizione in sé che poi fa sì che vengano quasi minimizzati episodi che invece sono comunque importanti, ad esempio il neonazismo russo. Perché il neonazismo russo non viene considerato alla stregua del neonazismo ucraino, comunque sia dall'opinione pubblica occidentale sia dall'opinione pubblica o dai ricercatori viene un po', diciamo, messo sotto banco, perché la Russia stessa, quando poi nel suo discorso politico, nel suo discorso pubblico, parla di nazismo, non intende il termine alla stessa maniera in cui si potrebbe intendere in Italia, in Germania, in Francia. È qualcosa di un po' più politico, se vogliamo. Sì, volevo condivido tutto quanto quello che hai detto. Volevo fare un paio di precisazioni su alcune delle cose che ho detto prima, che magari mi erano sfuggite.
Una precisazione da fare, posto, come si era detto prima, che la collaborazione con l'occupazione nazista fu un fatto in tutti i territori occupati dai nazisti e che non c'è nessun dato che mostra che gli ucraini furono particolarmente propensi al collaborazionismo rispetto ad altri. L'altro fatto da sottolineare è che non vi fu mai una particolare correlazione tra collaborazionismo ed etnia all'interno del territorio invaso dalla Germania nazista. Quindi ucraini, bielorussi, russi, tartari collaborarono in ugual misura. Non ci sono dati che mostrano che alcuni collaborarono più di altri. La maggior parte dei collaborazionisti non erano motivati da fini ideologici. Ovviamente quelli motivati da fini ideologici sono quelli che notiamo di più, perché sono i più evidenti, sono i più visibili, sono quelli su cui è più facile soffermarsi. Ma la maggior parte della collaborazione non era basata su fini ideologici, era quasi sempre basata su fini di opportunità, di interessi personali, a volte anche di disperazione, va riconosciuto. Questo non giustifica, ma spiega la realtà di chi vive l'occupazione nazista per diversi anni in questo caso. E infine, che dal punto di vista ideologico, in realtà molti più esponenti del Partito Comunista in Ucraina collaborarono con i nazisti che i nazionalisti ucraini, che è un fatto abbastanza rilevante, abbastanza notevole, che estrapolato dal contesto, se io dicessi questa frase estrapolata dal contesto, non sembrerebbe strana, non avrebbe senso, ma va inserita nel contesto che abbiamo illustrato fino a questo punto di quella che era la situazione dell'Ucraina tra il 1941 e il 1944-45. E invece, appunto, il tentativo è quello di risolvere tutta questa complessità in quello che è lo slogan, in quello che è di fatto purtroppo lo slogan della politica estera russa di oggi e da molti anni, che è appunto Russia, è la liberazione, la resistenza, eccetera, Ucraina e il collaborazionismo, che è un'equivalenza completamente assurda e offensiva nel confronto di milioni di persone che hanno sofferto in maniera inimmaginabile a causa dell'invasione nazista. Un'altra precisazione su l'UPA, che è l'Ukrainian Insurgent Army, l'armata insurrezionista degli ucraini. Ovviamente, se volessimo parlare in maniera approfondita di UPA, dovremmo fare una puntata separata, quindi non abbiamo intenzione di andare nell'argomento. E fermo restando tutto quello che abbiamo detto, cioè la responsabilità del collaborazionismo dell'UPA, eccetera, va ricordato però che il fenomeno dell'UPA non si concluse con la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'UPA continuò a combattere contro i sovietici per circa un decennio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè fino a metà anni 50. E fu una guerra che molto spesso in Occidente viene completamente dimenticata, ma era una guerra partigiana, soprattutto in Ucraina occidentale, che era l'ultimo pe che il, pe il pezzo di Ucraina che fu annesso all'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma fu una guerra sanguinosissima, in cui stiamo parlando di decine di migliaia di soldati sovietici che venivano regolarmente uccisi delle imboscate da questi partigiani. Partigiano è un termine neutro, al di là dell'ideologia, e di centinaia di migliaia di ucraini, che furono sia civili che membri dell'UPA, che furono uccisi durante questi anni, più circa mezzo milione di famiglie che furono deportate fuori dall'Ucraina, perché accusati di nazionalismo o di collaborazionismo con queste guerriglie partigiane. Un fatto abbastanza interessante era, fino a metà anni 50, se un membro dell'UPA veniva ucciso dai sovietici, il suo corpo veniva esposto per strada, se i familiari si recavano a recuperare il corpo, venivano arrestati e deportati. Questo avveniva fino agli anni 50. Ora, al di là di quelle che possono essere le valutazioni sulle idee e sulle ideologie, è evidente
che in una popolazione che ha vissuto questo tipo di esperienza fino a metà anni 50, ancora oggi non sia estremamente chiaro fare una linea di demarcazione su alcuni temi di demarcazione ideologica e di, come dire, e di, su alcuni temi. Perché è semplicemente impossibile. Se noi guardiamo all'esistenza di Lupin solo all'interno della Seconda Guerra Mondiale, è faticoso capire perché questa memoria sia ancora così viva oggi in Ucraina. Ma se guardiamo tutta la storia di Lupin fino agli anni, a metà anni 50, capiamo perché è un po' più complicato di quanto ci faccia sembrare Barbero nella sua, onestamente, un po' superficiale rappresentazione del fenomeno in Ucraina. Spero di non essermi dilungato troppo, ma penso che fosse giusto precisarlo. No, certo, e grazie delle precisazioni che sono comunque importanti. Però ricollegandomi all'ultima frase che hai detto, penso che ci sia della, diciamo un po' della superficialità anche nella prossima affermazione di Barbero su aggressore e aggredito. Non so Vuoi se dire una vuoi. cosa sulle statue? Perché quella sulle Ah, statue è giusto, interessante. giusto. Vuoi dirla tu o come vuoi? No, a me i discorsi sulle statue fanno sempre un po' ridere perché io abito a Bruxelles a 200 metri dalla statua del re Leopoldo, che è ancora lì, circondata da fiorellini. Quindi voglio dire, se oggi, in cui comunque il discorso di chi dedica statue a cosa è molto più presente nei media, nelle università, nelle organizzazioni civili, di quanto fosse in passato. Ma ecco, se ci mettiamo a questionare chi dedica statue a cosa, beh, poi diventa molto, molto più complesso. Puntare il ditino contro chi? Cioè, un esempio, io sono bergamasco e a Bergamo c'è questa figura di Antonio Locatelli, che era un aviatore che negli anni 30 si è contraddistinto per massacri inenarrabili sulla popolazione etiope, eppure ancora oggi è considerato a Bergamo provincia una sorta di figura mitica, il grande eroe dell'aviazione bergamasca, tanto che se vai nell'aeroporto di Orio oppure in città a Bergamo ci sono statue, monumenti dedicati a questa persona che era un fascista dichiarato e ha commesso massacri anche con armi chimiche in Etiopia e combatteva per l'esercito italiano. Quindi voglio dire, il problema delle statue è un problema molto complesso, ma Che esiste in ogni singolo paese. banalizzarlo non aiuta. Sì, che esiste in ogni singolo paese, perché ha citato Leopoldo, ha citato Locatelli, giustamente, ma voglio dire, possiamo andare. Citavamo prima l'esempio delle statue confederate negli Stati Uniti, hanno cominciato a essere rimosse. Peraltro, statue confederate, nella maggior parte dei casi, non costruite in epoca confederata, ma in anni 50, 60, in epoca di segregazione, quindi con un messaggio politico ben preciso, erano presenti fino a. Alcune probabilmente lo sono ancora, ma insomma, fino a 2 o 3 anni fa, 4 o 5 anni fa, erano ancora lì. E in ogni singolo paese europeo ci sono delle problematiche sulla statua a personaggi storici che hanno un'eredità indubbiamente discutibile. È affascinante che, ripeto, nella narrazione di Barbero, ad esempio, lui si concentra su questo aspetto ben preciso dell'Ucraina, quasi a fare questa equazione, no? Ma non sul semplice fatto che, ad esempio, ci possono essere in Ucraina dei monumenti, esatto, delle statue che non ci piacciono, sì, è vero, ce ne sono in quasi tutti i paesi europei, e lì c'è un discorso culturale, storico, che bisogna fare all'interno dei singoli paesi su come vogliamo ricordare la nostra storia. Ma è un discorso che non ha nulla a che fare con un'invasione armata. Nessuno si sognerebbe di invadere un paese perché c'è la statua di tal dei tali che ha commesso dei crimini, delle atrocità o dei massacri. Tirare fuori questi argomenti in questo contesto, secondo me, è poco rilevante, non ha a che fare con quello di cui si sta parlando. Non solo, se vogliamo allora essere completamente onesti, è vero, allora in Russia ci sono ancora statue di Stalin. Che tra parentesi era georgiano, quindi Era Giorgiano, però.
Era Giorgiano ed è uno dei massimi massacratori di russi nella storia, quindi... Esatto, di russi, di ucraini, di russi. Quindi è interessante, e ancora come dicevi prima, è interessante che in virtù del fatto che un certo numero di ucraini, abbastanza limitato, una minoranza, abbia effettivamente collaborato con i nazisti, come qualsiasi altra popolazione europea durante la seconda guerra mondiale, quello, come dire, debba, nella visione di Barbero, definire l'Ucraina. D'altro canto, il fatto che l'Unione Sovietica fosse alleata della Germania nazista durante il patto di Molotov-Ribbentrop, quello non definisce invece la Russia di oggi. È una selettività nel guardare le cose abbastanza, come dire, che risalta e che dal mio punto di vista tradisce una visione un po' selettiva e un errore, purtroppo, mi dispiace dirlo, l'errore non è random error, non è un errore casuale, è un errore, mostra un bias, perché gli errori vanno tutti nella stessa direzione, vanno tutti nello stesso senso. Parentesi, tutt'oggi in Ucraina, nonostante le leggi sulla decomunistizzazione che prevedono la rimozione delle statue che celebrano l'Unione Sovietica, quindi le statue di Lenin, le statue di Stalin, di cui sicuramente avete voi simboli dell'Unione Sovietica, i monumenti che celebrano la vittoria sovietica sulla Germania nazista sono esenti da questa legge. Quindi, ad esempio, in Ucraina ci sono ancora molti monumenti alle truppe sovietiche che hanno liberato che nella narrazione sovietica avrebbero liberato l'Ucraina o il resto dell'Europa orientale dall'occupazione nazista, nonostante per quell'Europa orientale non fosse una liberazione, fosse l'alternarsi di un'occupazione ad un'altra. Ecco, non ci sono monumenti all'Holodomor in Russia. Quindi anche qui, quando si contrappongono queste due narrative, poi bisogna guardare come poi vengono condotte queste narrative, narrazioni, scusate, come vengono condotte queste due narrazioni nei singoli paesi. E ci sono delle differenze, notevoli. Assolutamente, poi se penso a uno dei simboli di Kiev, la statua alla madrepatria, che è un monumento enorme di questa donna con in mano uno scudo con la falce e il martello, ed è un monumento di epoca sovietica che è addirittura ancora oggi uno dei simboli dell'Ucraina e della capitale. È Quindi. una statua alta 100 metri, quindi non una statuina, una statua alta 100 metri, se non di più. Se andate a Kiev non riuscite a non vederla, voglio dire. Se vogliamo possiamo continuare, perché su questo argomento potremmo, come dire, disquisire a lungo, ma credo che il punto sia stato fatto, ecco. Esatto. Anzi, io comincerei ad andare al prossimo punto, che è Certo. appunto quella, la comparazione di cui parlavo prima tra aggressore e aggredito, Ah, un in momento solo cui. che lo condivido, così lo puoi Ah, vedere. certo, Quindi lo scusa. possono vedere tutti. Ora si vede. Aspetta, che però Perfetto. si vede solo me, invece che anche te. Secondo solo. Ecco qui. Ok, perfetto. Grande Ah, si abbastanza. vede? Sì, si vede, si vede. Allora, velocemente, Barbero fa una comparazione tra aggressore e aggredito nella storia e parla di un clima collettivo in cui oggi siamo trascinati e dice che c'è una necessità di decidere chi ha ragione e chi ha torto e per deciderlo ci sembra che ci sia un unico elemento, ovvero ricordare che un paese ha invaso l'altro. E quindi anche nel valutare le menzogne dell'uno e dell'altro dovremmo avere due pesi e due misure. In questi ultimi tempi mi sono reso conto che il mio mestiere di storico, dice sempre Barbero, rischia di anestetizzarmi rispetto a certe emozioni. Lo storico, di fronte agli avvenimenti del presente, è come il medico abituato a vedere gente che muore e non si emoziona più come gli altri davanti alla malattia e alla morte. Intellettualmente è giusto, ma succede che non sia più in sintonia con i contemporanei. E poi dice ancora, nella seconda guerra mondiale i vincitori erano dalla parte giusta, ma non faccio fatica a dire che hanno commesso orrori, che i sovietici hanno sterminato gli ufficiali polacchi nelle fosse di Katyn, che Churchill ha fatto morire milioni di indiani ai tempi della carestia del Bengala. Non faccio fatica a dire che i bombardamenti aerei degli alleati sulle città italiane e tedesche siano stati indiscriminati. Tutto questo non mi impedisce di dire che c'era una parte che aveva ragione e per fortuna ha vinto,
E una parte che aveva torto. Anche nella guerra tra Russia e Ucraina, se uno è convinto che l'Ucraina abbia ragione, va bene, ognuno fa le sue scelte emotive e morali, ma questo non deve diventare tifo da stadio. È come se uno discutendo di seconda guerra mondiale, siccome gli alleati avevano ragione, dicesse: non voglio discutere delle bombe atomiche sul Giappone. E se tu discuti della legittimità di sganciare delle bombe atomiche, vuol dire che sei con Hitler. Io non ci sto, conclude Barbero. Ma che pensi tu? Io penso che questa sia una posizione discutibile ma legittima. Personalmente, di fronte ai fatti di Bucha, Kramatorsk, Mariupol, non mi sento di fare tifo da stadio se dico che questi massacri sono barbari e frutti di un imperialismo. E ancora, se dico che spero che la Russia fallisca nella sua invasione all'Ucraina e che in questi 3 mesi i crimini di cui si sono macchiati i russi sono crimini orrendi, non credo di fare tifo da stadio, anche perché questa invasione sta mettendo a repentaglio l'ordine internazionale che abbiamo co faticosamente costruito dalla seconda guerra mondiale in poi. Se pensiamo al diritto di veto che la Russia ha nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, se pensiamo a quanto importante politicamente sia la Russia, beh, un'invasione del genere mette davvero a rischio tutto il sistema di relazioni internazionali che abbiamo costruito. E io mi sento di dire che spero che la Russia non vinca perché non voglio che l'ordine internazionale in cui vivo e sono cresciuto venga distrutto da questa invasione, perché mi rendo conto che questa invasione pone dei rischi che vanno al di là dell'annessione o meno di un pezzo di territorio dell'Ucraina, ma rimette in gioco proprio il discorso dell'inviolabilità dei confini, dell'imperialismo, del colonialismo, tutte cose che speravamo fossero superate. Sì, va detto, questo punto qui l'abbiamo isolato, e ne abbiamo parlato non tanto per un punto di discussione sui fatti, nel senso che in questa citazione che hai letto non ci sono tanto dei fatti, ma come un'opinione, una posizione personale. Io condivido abbastanza quello che dici. La precisazione che farei è che trovo singolare e da un certo punto di vista incoerente l'argomento contenuto in quella citazione, e cioè prima sostiene di non prendere parte, che non sia appropriato prendere parte se si voglia essere, se si vuole fare un'analisi tipo storico, ok? Fatto discutibile, ma su cui non vogliamo dibattere, non è il caso di entrare in discussione su quell'argomento lì. Quello che voglio discutere è l'incoerenza dell'argomento, perché prima dice questa cosa, poi afferma che, nonostante dal suo punto di vista gli alleati fossero, diciamo, il lato, lo schieramento per cui, diciamo, che lui si sarebbe augurato vincesse durante la Seconda Guerra Mondiale, e che per fortuna ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, non si può negare che singole cose fatte dagli alleati, tra cui l'Unione Sovietica, o anche gli Stati Uniti nel caso dei bombardamenti del Giappone, siano, diciamo, discutibili, o possono essere criminali, eccetera. Ancora, non entriamo nel contesto del bombardamento di Hiroshima e Nagasaki o della strage di Katyn, ne parleremo un'altra volta. Quello che voglio dire è questo punto è in diretta contraddizione con il primo, nel senso che da questo argomento appena fatto ne conseguirebbe logicamente che nella situazione attuale la posizione sarebbe stare dalla parte dell'Ucraina, che non significa non dover criticare l'Ucraina nel caso in cui compia degli atti o, dei, o, del, o, delle, o, delle, o delle azioni che sono criticabili in quanto sbagliate, criminali, scegliete voi la parola. Quindi c'è un'incoerenza proprio logica in tutto questo. Prima si dice, la conseguenza logica della posizione di Barbero sulla Seconda Guerra Mondiale sarebbe che la sua posizione in questa guerra di invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina dovrebbe essere: sono dalla parte dell'Ucraina, ma questo non mi impedisce di criticare singole cose fatte o compiute dal governo ucraino, che è una posizione, come dire, perfettamente ragionevole, che credo sia noi che ne parliamo, che chiunque, che la maggior, spero la maggior parte delle persone ci sta ascoltando, trovi
normale e ragionevole. Ecco, inoltre vorrei fare un'altra riflessione sul fatto che questa idea della dinamica tra aggressore e aggredito non è semplicemente fatto ma chi ha cominciato o cose di questo tipo, ma c'è anche proprio una questione che ha a che fare con quando invadi un paese, lo occupi, ne distruggi le istituzioni, no? Che è quello che è avvenuto nelle zone occupate, diventi responsabile di quello che accade durante quell'occupazione. Ovvio che se ci sono degli atti, come dire, criticabili o che possono anche essere criminali dal lato di chi è stato invaso, questo non elimina l'invasione, perché non sarebbero mai successi se non ci fosse stata un'invasione. Nel momento in cui tu invadi e occupi un territorio e compi deportazioni, arresti indiscriminati, tortura, omicidi, stupri di massa, come sta avvenendo, depredi le case delle persone. Lo Stato russo ha un servizio postale che consente ai soldati di rispedire a casa propria, quello che rubano in Ucraina. Nel momento in cui tu hai questo sistema in piedi, in un paese che invadi, diventi responsabile di cosa accade in questo. In quel paese e non puoi no, e non puoi più fare un'equivalenza, voglio dire, di responsabilità in questo contesto. E questo è un fatto che sembra, come dire, sfuggire sia al discorso di Barbero che al discorso di molti altri, ma oggi, come dire, parliamo di Barbero. No, no, sono perfettamente d'accordo. Forse magari da un punto di vista fattuale il prossimo punto più Sì, interessante di Mattia. questo poi ci porta bene nel prossimo punto in cui ti cedo la parola, perché ho parlato, blaterato troppo. E non so adesso se vuoi ancora condividere lo schermo, che il prossimo punto riguarda appunto l'oppressione della minoranza russa in Ucraina, perché Barbero fa un paragone interessante, adesso che spero che si possa leggere perché è un po' lungo, però Barbero dice: immaginiamo un paese A e uno B che confinano, che non si vogliono bene e hanno un lungo passato i contrasti. Nel paese A ci sono abitanti che parlano le lingue del paese B e si trovano male nel paese A. Dicono che sono oppressi, discriminati. Molti di loro vorrebbero essere nel paese B. A un certo punto il paese B invade A con lo scopo di liberare i compatrioti dall'oppressione. Sto raccontando il 24 maggio del 1915, quando l'Italia ha dichiarato guerra invadendo l'impero austriaco per liberare Trento e Trieste. Una pagina della nostra Italia che è sempre stata raccontata come gloriosa. Se però gli stessi raccontano la decisione della Russia di invadere l'Ucraina per liberare i connazionali oppressi del Donbass, in cui i russi vivono, non hanno diritto di usare la loro lingua neppure nelle scuole. Cosa diciamo? Uno dei problemi dell'Europa orientale post-sovietica è che ci vivono minoranze russe. I russi sono stati la nazione imperiale che ha dominato tanti piccoli paesi. Quando questi paesi sono diventati indipendenti, i russi rimasti lì sono diventati minoranza, guardati con antipatia e discriminata. Anche gli italiani sono stati discriminati quando sono diventati minoranze dopo il 1945 in Jugoslavia e bla bla bla. Allora, su questa cosa qua, secondo me, il paragone non regge, cioè il paragone fra Italia del 1915 e Russia del 2014 o 2022, quello che volete, non regge perché l'Italia del 1915 interviene in un contesto di guerra mondiale e in cui il diritto internazionale è un po' agli albori. Cose del genere accadevano con più frequenza. Oggi, fortunatamente, come dicevo prima, viviamo in un mondo diverso, un mondo in cui esiste il diritto internazionale. E nessuno oggi considererebbe una guerra gloriosa se, che ne so, domani l'Austria si riprendesse l'Alto Adige con un'operazione militare. Ci sono altri strumenti anche più efficaci per proteggere una minoranza. Poi, se poi andiamo proprio a guardare la situazione della discriminazione della minoranza russa in Ucraina, beh, bisogna fare una serie Scusa, di voglio dire una considerazioni, cosa, secondo me. mi secca interromperti, ma voglio dire, in realtà se uno guarda l'argomento sulla Prima Guerra Mondiale, la cosa divertente è che dà ragione a noi.
Perché la situazione che lui descrive, quella della liberazione, era completamente inventata, non ha nessuna validità, insomma, non ha nessuna validità storica come argomento, ecco. Non so chi oggi sosterrebbe che sia stata in effetti una buona idea, che quella fosse una buona idea o un argomento valido, ecco. Non so chi lo fa, magari qualcuno è convinto di questa cosa, io non ne sono consapevole, nonostante siano parte dell'Italia che conosco molto molto bene, per ragioni anche personali, io questo argomento non lo sento particolarmente, magari in altre zone No, dell'Italia. certo, magari non so, nell'estrema destra italiana è un argomento che fa presa, però ecco, penso che l'italiano medio, il millennial medio italiano, non penso che ricordi la prima guerra mondiale come una cosa gloriosa che andrebbe replicata, anzi, e poi comunque, ripeto, tornando al Scusa, ti ho discorso. interrotto. No, figurati, figurati, è bello dialogare un po', altrimenti parliamo solo a voci alternate. Però ecco, poi se andiamo poi a vedere la situazione in Ucraina e quindi l'aspetto storico, partendo dal 2014, bisogna un po' vedere se la Russia ha davvero agito per proteggere una minoranza discriminata. E la risposta, sia se guardiamo il 2014 con l'invasione della Crimea e del Donbass, sia la full scale invasion di oggi, beh, la risposta è no, la Russia non ha agito per proteggere una minoranza. Innanzitutto perché, guardiamo ancora una volta alla situazione che c'era in Ucraina nel 2014, non penso che nessuno che conosca l'Ucraina, che ne conosca la storia, possa dire che prima del 2014 ci fosse una discriminazione nei confronti dei russofoni o comunque una sorta di comunità oppressa nel Donbass. Ora, giusto per citare alcuni dati che poi mettiamo in descrizione, nel Donbass e nella Crimea pre-2014 non c'era alcun tipo di discriminazione per chi parlava russo. C'è, per esempio, un sondaggio del 2010 che dice che il 90% degli studenti in Crimea studiava in russo e soltanto il 7% studiava in ucraino. O ancora, e questi sono invece dati che si riguardano a tutta la nazione, compresa quindi il Donbass e la Crimea, che allora facevano parte a pieno titolo e non erano occupate dalla Russia, erano parte integrante dell'Ucraina. Quindi nel 2012 l'87% dei libri pubblicati in Ucraina era in russo, contro solo diciamo un 13% di libri pubblicati in ucraino. O ancora, soltanto il 40% dei giornali era pubblicato in ucraino, il 60% dei giornali in Ucraina erano in russo. Quindi sicuramente la situazione pre-2014 non si può paragonare alla situazione di una minoranza discriminata, perché in Ucraina i russofoni non erano certamente discriminati, anzi, forse erano probabilmente maggioranza, perché il russo non è una lingua minoritaria in Ucraina, ma è una lingua che è ampiamente parlata e ancora oggi solo il 68% degli ucraini considera l'ucraino come propria lingua madre, il che non vuol dire, questo magari è un passaggio che faremo dopo, che chi parla russo in Ucraina sia anche russofilo o desideri stare sotto la Russia, ma semplicemente che chiunque abbia messo piede in Ucraina, e tu Ludovico lo sai bene, ha visto, ha notato che penso il 98% delle persone in Ucraina è bilingue con vari livelli di fluenza, ma penso che chiunque in Ucraina parli il russo e l'ucraino abbastanza fluentemente, tanto che nelle regioni centrali e meridionali dell'Ucraina a prevalere, soprattutto nel parlato, è quello che si chiama Surjek, che è una sorta di dialetto che mischia frasi e termini ucraini con costrutti grammaticali russi, e in cui, diciamo, l'elemento russo e l'elemento ucraino si mischiano e coesistono. Quindi questo non vuol dire che le persone non riescano poi a parlare o russo-ucraino, ma che codice linguistico
specifico dell'Ucraina e la lingua d'uso varia a seconda dei contesti. E poi, ancora, come ho detto prima, essere russofoni, ossia parlare russo o parlare più frequentemente russo in Ucraina, non significa affatto essere russofili, ossia voler far parte in qualche modo della Russia o volere che l'Ucraina sia filorussa. E anche guardando poi alla storia politica dell'Ucraina recente, penso che ci siano vari esempi di ciò. Kuchma, il primo presidente ucraino, è diventato presidente dell'Ucraina senza saper parlare in ucraino e l'ha imparato solo durante il suo mandato, tanto che nel 1999 è stato supportato da una vastissima maggioranza trasversale, anche nelle regioni dove l'ucraino è più diffuso come lingua principale. E poi ci sono anche casi più recenti, Zelensky è uno di questi, cioè Zelensky non parlava ucraino in pubblico, quando era un attore faceva la maggior parte dei suoi spettacoli in russo. Oppure ancora Klitschko, il sindaco di Kiev, è un'altra personalità pu politica e pubblica ucraina che in passato aveva difficoltà a esprimersi in ucraino corretto e ha imparato appunto a parlarlo soltanto in un secondo momento. E non penso che né Zelensky né Klitschko possano essere considerati russofili in qualche modo, sono persone russofone. E questa, secondo me, è la grande differenza che le parole di Barbero non colgono, che l'Ucraina a livello linguistico è un paese estremamente complesso, ma con una sua identità. E la lingua d'uso, contrariamente a quanto potremmo pensare noi in Italia, dove viviamo in uno stato-nazione dove sostanzialmente è italiano chi parla italiano e viceversa, in Ucraina non è così. Vuoi per l'imperialismo russo, vuoi per le operazioni di russificazione, vuoi anche perché esistono in Ucraina famiglie miste. Io ne conosco decine di famiglie miste ucraine dove magari uno dei genitori è russo o dove magari si parla russo perché era la lingua di comunicazione intraetnica durante l'epoca sovietica. Ecco, sono casi abbastanza frequenti in Ucraina, ma questo non vuol dire che chi parla russo sia a favore del Ruski Mir, della restaurazione dell'Unione Sovietica o aderisca a qualche progetto di Nova Russia, DNR, eccetera. Anzi, spesso è proprio il contrario. Se poi andiamo a vedere qualche dato, e magari lo lasciamo in descrizione, dal Donbass, che è considerata una regione russofona a causa dell'invasione ucraina del Donbass, dell'invasione della Russia del Donbass, ci sono stati quasi 2 milioni di internally displaced persons, che vuol dire rifugiati interni che dal Donbass si sono trasferiti in altre zone dell'Ucraina e non si capisce perché se quelle popolazioni del Donbass erano discriminate in qualche modo, abbiano scelto di andarsene in Ucraina dopo essere state invase dalla Russia, che è questo stato protettore dei russofoni. Anzi, spesso e volentieri, e abbiamo visto nelle ultime settimane, la Russia non ha nessuna remora a bombardare, attaccare e invadere zone dove ci sono più russofoni. Mariupol è un esempio. Il teatro di Mariupol, che è stato distrutto, era un teatro dove frequentemente venivano condotti, organizzati spettacoli, manifestazioni in lingua russa. Quindi non si capisce davvero in che modo la Russia sia un protettore dei russofoni, ecco. Sì, l'altra cosa che va precisato è che adesso poi questo discorso su Rivolta l'abbiamo fatto diverse volte con anche diversi ospiti, anche ospiti ucraini che hanno spiegato, come Yarina quando è venuta su Rivolta ha spiegato in maniera molto dettagliata la complessità linguistica dell'Ucraina e molto di quello che hai detto fino adesso. Diciamo che l'errore di fondo fatto da Barbero in questa affermazione è l'equivalenza lingua-nazionalità, che in un certo senso che la lingua che parli definisce la tua nazionalità. E questo so che è vero che in alcuni paesi può sembrare sia così, ma se uno ci pensa un momento non è assolutamente vero, nel senso che
I canadesi non sono inglesi e non sono francesi, nonostante parlino entrambe le lingue. E peraltro l'inglese che parlano non è l'inglese che viene parlato in Inghilterra, o il francese che parlano non è il francese che viene parlato in Francia. E possiamo fare questi esempi a ripetizione in tantissimi paesi del mondo. Quindi la tendenza che c'è a volte in un certo tipo di discorso sull'Ucraina a fare equivalenza tra lingua e nazionalità è completamente inappropriata, perché non coglie appunto la complessità del bilinguismo a diversi livelli, come hai detto, ucraino, e non coglie nemmeno il fatto che la lingua non necessariamente non è, come si direbbe, non predice, come si direbbe in statistica, no? Non predice il tuo orientamento politico o i tuoi sentimenti nei confronti di quello che sta accadendo. Quello che è accaduto nel 2014 e quello che sta accadendo oggi. Sicuramente è vero che dal 2014 in poi c'è stata una maggior affermazione della lingua ucraina, su questo non c'è alcun dubbio, che ha a che fare con un processo di decolonizzazione del paese, che come molti paesi che hanno subito un'occupazione coloniale, imperialista, con annessa, in questo caso russificazione, potete prendere un altro paese in cui invece la potenza coloniale era un'altra, quindi la lingua era un'altra, la cultura era un'altra, cerca, una volta ottenuta l'indipendenza, di affrancarsi in parte da quell'eredità colonialista. Non è quasi mai un processo facile o, come dire, privo di forme di attrito e di difficoltà, ma è un processo che avviene e che è avvenuto in quasi tutti i paesi che hanno subito una qualche forma di colonizzazione. Sì, e poi se poi guarda, mi collego qua a questo punto che hai detto perché è verissimo, questi processi non sono mai lineari, però poi quando andiamo a vedere nello specifico cosa la propaganda russa accusa l'Ucraina, si fa spesso riferimento a questa riforma del sistema dell'istruzione e delle lingue ufficiali nell'educazione superiore che dal 2017 è in effetti stato, diciamo, canonizzato e quindi l'ucraino è diventata la lingua principale dell'educazione superiore, dell'istruzione superiore. Quindi nei licei, nelle scuole secondarie, l'ucraino è la lingua principale. Ma ciò non vuol dire, in primo luogo, che sia stata cambiata la Costituzione, che in Ucraina riconosce e protegge le lingue minoritarie. E in secondo luogo, non ha ancora cambiato del tutto il panorama dell'istruzione ucraina, tanto che questa legge che viene molto criticata è ancora in transizione fino al 2023 ed è in transizione, in questo periodo di transizione, anche perché l'Ucraina, avendo approvato questa legge in un processo democratico, ha fatto sì che fossero triggerati alcuni sistemi che ci siamo dati per valutare o meno il processo democratico in questi diciamo, argomenti molto spinosi. E questa legge sulla riforma dell'educazione è stata addirittura mandata alla Commissione di Venezia. La Commissione di Venezia è un organo del Consiglio d'Europa che si occupa del monitoraggio dello Stato di diritto, che ha fatto una revisione di questa legge, ha trovato alcune criticità e ha mandato all'Ucraina delle raccomandazioni che riguardano soprattutto le minoranze, l'inclusione delle persone che non hanno una buona conoscenza dell'ucraino perché non vengono da famiglie in cui l'ucraino è la lingua principale, insomma, una serie di raccomandazioni che l'Ucraina si è impegnata a implementare, a rispettare. Quindi la criticatissima legge della propaganda russa sull'ucrainizzazione delle scuole in realtà è stata approvata da un Parlamento democraticamente eletto, è stata scrutinata da un organo terzo ed è ancora in fase di transizione almeno fino al 2023, perché il periodo di riferimento è 2018-2023. Quindi ecco, non si capisce in che modo un processo democratico vada poi a ledere in maniera così significativa i diritti delle minoranze, tanto che una potenza terza decide di intervenire. Esatto,
Esattamente, anche perché poi quando si parla di minoranze in Ucraina ci sono altre vere minoranze, perché come dicevi giustamente, il russo non è la lingua di una minoranza, è una lingua diffusa in tutto il paese, che magari in alcune zone è parlata più che in altre, ma che non è riconducibile a una minoranza etnica o linguistica, è legata a vicende quasi sempre storiche legate alle singole zone, non nemmeno alle singole regioni, a volte alle singole città e agli insediamenti. Quindi Alle singole famiglie a volte, le perché singole ci sono magari dei famiglie. villaggi dove per tradizione o per storie personali si decide di parlare russo a livello comunicativo, mentre magari si è fluenti in entrambe le lingue, ecco. Sì, adesso di questo potremmo parlare all'infinito anche in questo caso. L'unica cosa da far presente è che, appunto, come diceva Andrea, fino al 2014 non c'era nessuna forma di discriminazione nei confronti di chi parlasse russo. Non dico dei russi, perché, ripeto, abbiamo già eliminato l'idea secondo cui chi parla russo è russo. Okay? Di chi parlava russo in Ucraina. Non c'era nessuna forma di discriminazione. Post-2014 ci sono state tutta una serie di provvedimenti legislativi con la finalità di rinforzare, promuovere la presenza della lingua ucraina in Ucraina. Questo è vero. Ma è assolutamente falso sostenere cose che a volte si leggono, no? Come è stato bandito il russo, cose di questo tipo, è assolutamente falso. Potete recarvi, beh, ora è un po' più, per me chiaramente è più difficile, ma chiunque sia stato in Ucraina dal 2014 in poi sa benissimo che Anzi, il russo. io ero uno di quelli che ha vissuto in Ucraina e faceva lezioni di russo con ucraini russofoni senza alcun problema. Quindi ecco, ci sono Esatto. scuole, università in cui si può imparare il russo, in cui si può parlare russo e ci sono persone che nell'ambito quotidiano preferiscono usare questa lingua. Sempre di meno, ci sono altri Sì. video su questo canale che hanno evidenziato la cosa, però è una cosa comunque che va sottolineata, ecco. Sì, ed è interessante che in un certo senso è stata proprio la guerra del 2014 e poi quella del 2000, e poi diciamo l'escalation 2022 in realtà a spingere questa scelta, che allora sì è diventata una scelta politica, di smettere di parlare russo. Io conosco alcune persone che, nonostante la lingua che parlavano, poi è difficile dire la prima lingua, ma diciamo la lingua che parlavano in famiglia, ecco, poi magari uscivano e parlavano in ucraino con gli amici e poi parlavano con i genitori in russo, è assolutamente tipico, che però dal 2014 in poi hanno smesso di parlare russo proprio per una questione di scelta politica. Questo sì, è accaduto, ma come dire, in seguito all'invasione. Quindi, nonostante la lingua non determinasse in precedenza la propria affiliazione necessariamente, la guerra cominciata nel 2014 e intensificatasi dal 2022 sta spingendo invece una forma di politicizzazione della lingua. Sarà interessante vedere nel corso dei prossimi anni quali saranno gli effetti, perché ovviamente non possiamo, adesso forse rischiamo di divagare, ma ovviamente gli effetti di questo saranno di lungo periodo. Ora non voglio, su quello si può fare un'altra discussione. Vogliamo passare all'ultimo punto, perché stiamo andando avanti da un Sì, po'. potremmo parlare per ore di questi Esatto. argomenti e non vogliamo sembrare troppo noiosi, anzi, siamo già oltre l'ora e mezza, quindi Sì, andiamo al dobbiamo punto. cercare. Esatto, dobbiamo andare in chiusura. Leggo l'ultimo. No, ho sbagliato. Leggo l'ultimo punto. Allora, questa è una cosa di cui abbiamo parlato tantissime volte su Liberi Oltre, quindi cercheremo di essere concisi, che è quello dell'espansione della NATO. E adesso, nel leggere quello che dice la citazione parola per parola di Barbero, è che parla della paranoia russa e dice che nella politica russa l'ossessione di essere aggrediti è costante, risale ai tempi delle invasioni mongole. Falso, perché non esisteva la Russia ai tempi delle invasioni mongole, ma vabbè, lasciamo stare. Certo, la Russia è sempre stata spietata e imperialista, ma nel suo DNA non ha mai avuto la voglia di espandersi a Occidente fino al Portogallo, come qualcuno ha detto. Anche questo è palesemente falso, a parte che non esistono i DNA dei popoli, nel senso che i singoli paesi abbiano nel DNA di invadere o di fare. È un'idea abbastanza balzana, onestamente, e è palesemente falso, nel senso che il Principato di Moscovia si è espanso per poi diventare
Tsardom, non mi ricordo come si dice in italiano, Tsardom of Russia, e poi Impero Russo, conquistando territorio a est, a sud e poi ad ovest, in ultima istanza ad ovest. E c'è una teoria, una ideologia euroasiatica cara a pensatori come Dugin, che sono molto vicini al Cremlino, che parlano proprio di Europa da Vladivostok, da Lisbona a Vladivostok. Questo non significa che la Russia voglia invadere il Portogallo, ma che l'affermazione non è completamente peregrina, e che invece quanto sostenuto da Barbero in questo paragrafo ha poco a che fare con la realtà. E poi andiamo nell'argomento arcinoto dell'espansione della NATO, nel senso che Barbero dice l'Occidente, diciamo nel suo candore, aveva promesso a Gorbaciov di non allargarsi ad est, invece ha progressivamente fatto entrare nella NATO tutti i paesi dell'Europa orientale. Ci sono le basi della NATO ai confini con la Russia. Ora, se tu hai a che fare con una grande potenza paranoica, devi sapere che se ti avvicini ai suoi confini potrà avere una reazione. Ok, qui ci sono due argomenti, secondo me, uno di fattualità storica e uno, diciamo, più di opinione. Allora, quello della fattualità storica, ovviamente, che è un falso storico, quello che ci sia mai stata una promessa a Gorbaciov di non espandere, che la NATO non si sarebbe espansa ad est. Questo è facilmente probabile nella descrizione dell'articolo, troverete gli articoli, del video troverete gli articoli che vi mostrano perché questo non è mai avvenuto, non ci fu mai, nessun, mai, ness, mai nessuna garanzia, trattato che prevedesse questo. Al limite si parla di una conversazione tra Gorbaciov e il segretario di Stato americano dell'epoca in cui si discusse l'integrazione della Germania orientale, questo in epoca di riunificazione tedesca, all'interno della NATO e di come questa reintegrazione dovesse venire, perché ovviamente la Germania occidentale era nella NATO. Probabilmente non era quello non era un tema privo di difficoltà, perché ovviamente richiedeva una forma di transizione. Gorbaciov stesso, quando intervistato, ha sostenuto in tempi recenti, ha sostenuto che all'epoca la questione dell'espansione ad est della NATO non fu nemmeno discussa, ma per una ragione molto semplice, che esisteva ancora il patto di Varsavia e l'Unione Sovietica. Quindi dove si sarebbe espansa la NATO a Unione Sovietica ancora esistente? Nessuno poteva prevedere, o almeno non, nessuno avrebbe pubblicamente parlato all'epoca di caduta dell'Unione Sovietica. Quindi quest'idea che ci sarebbe stata una promessa, una garanzia, non è basata nei fatti storici. Questo non significa che sia stata giusta o sbagliata. Si è liberi di pensare che l'espansione ad est della NATO sia un errore o sia sbagliata, senza dover ricorrere a dire una falsità sulla storia dell'espansione della NATO. Queste due cose non sono in contraddizione tra di loro, sono due argomenti separati. Non ci fu mai nessuna garanzia scritta, approvata, e a quanto pare non ci fu davvero mai davvero una vera conversazione a riguardo. Si è liberi di pensare che sia stato un errore, ma sono due argomenti separati che vanno presi separatamente. Interessante ancora notare che viene citato questa cosa, viene citato questo falso storico della promessa fatta a Gorbaciov, ma non viene citato invece un trattato vero esistente, che è il Budapest Memorandum, in cui la Russia, scusate, dopo nel 1994, insieme agli Stati Uniti e al Regno Unito, in cambio della scelta dell'Ucraina di cedere il proprio arsenale nucleare alla Russia, in cambio appunto di questa scelta di disarmo nucleare, Russia, Stati Uniti e Regno Unito si impegnavano a tutelare la sovranità e l'integrità territoriale, sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell'Ucraina. Questo, ad esempio, è un trattato che chiaramente la Russia viola dal 2014. Però è interessante che questo non venga citato da Barbero come un fatto interessante, ma che invece un falso storico come la promessa a Gorbaciov venga usato come argomento. Non so se hai qualche precisazione fattuale su Su quello. questo no, penso che tu sia stato
super esaustivo. L'unica cosa che magari mi sento di voler commentare sono i prossimi due paragrafetti della dichiarazione di Barbero, perché lì sì che poi Barbero va ancora a, diciamo, peccare di superficialità quando dice che Putin ha invaso l'Ucraina perché c'era la probabilità che l'Ucraina entrasse nella NATO. Esatto. Sì, ci arriviamo. Infatti, no, l'unica cosa che volevo dire proprio rapidamente prima di andare lì è che se tu hai a che fare con una grande potenza paranoica, devi sapere che se ti avvicini ai tuoi confini potrà avere una reazione. Allora, a parte che anche sopra c'era un'inesattezza, basi NATO ai confini con la Russia non ci sono. Non c'era presenza NATO nei paesi baltici fino al 2014, la Finlandia non era nella NATO, quindi l'unico altro paese confinante con la Russia era l'Ucraina, che non è nella NATO e non è mai stato nella NATO. E sì, la Polonia confina per un breve tratto con Kaliningrad. Ci sono delle basi in Polonia. E possiamo dire che ci sono, e c'è presenza russa a Kaliningrad. Non si capisce perché la presenza della NATO in Polonia debba provocare la Russia e la presenza russa a Kaliningrad o in Belarus non debba provocare l'altro lato. È una logica che onestamente sfugge. Non solo. L'argomento di fondo che a me sta particolarmente a cuore è qual è? È che questo ragionamento priva di qualsiasi agency, no? Di qualsiasi iniziativa, di qualsiasi indipendenza, i paesi dell'Europa centrale e orientale, nel senso che non gli viene riconosciuta la, come dire, la libertà di scegliere in quali trattati internazionali, in quali, come dire, organizzazioni internazionali fare parte. E che per, come dire, placare le paranoie, perché lui stesso lo chiama paranoie, che sia legittimo per placare le paranoie di uno stato autoritario come la Russia, mettere a repentaglio l'esistenza stessa di altri stati in Europa centrale, settentrionale, centrale, orientale. Questo è un ragionamento, ripeto, non è una questione di fatti, questa è una questione di opinioni, però. Credo che sia importante sottolineare che questo sta dicendo. Sta dicendo che è ragionevole che per la paranoia di uno Stato come la Russia sia legittimo sacrificare l'indipendenza e l'autonomia, la sovranità e la libera scelta di Stati sovrani che esistono al confine con la Russia. Sì, come se diciamo, le aspirazioni o le paranoie della Russia valessero di più delle aspirazioni o anche delle legittime o meno paure dei paesi baltici, per esempio, o dell'Ucraina stessa. Esattamente. E ovviamente quello che dici tu sulla prospettiva dell'Ucraina di entrare, intratteneva rapporti con la NATO da parecchi anni. Ecco, leggiamo la frase perché forse non ero arrivato fino a quel punto. Riguardo alla richiesta di Finlandia e Svezia di entrare nella NATO, va detto che l'Ucraina intratteneva rapporti con la NATO da parecchi anni, gli istruttori NATO istruivano l'esercito ucraino che è a tutti gli effetti un esercito della NATO. Falso. Falso non che non ci fossero istruttori NATO che istruivano l'esercito ucraino. Falso dire che l'esercito ucraino è un esercito della NATO. Se lo fosse, la guerra sarebbe durata pochissimo perché, come dire, lui si sarebbe preso una batosta incredibile. L'esercito ucraino è stato in parte addestrato dalla NATO all'interno in un processo di collaborazione che è normale per molti paesi. Che non fanno parte della NATO, era normale per la Finlandia, per la Svezia, era normale per l'Ucraina, era normale anche per la Russia fino a prima del 2014, cioè la Russia intratteneva rapporti di collaborazione con la NATO fino al 2014. Quindi non c'è nulla di particolarmente, come dire, strano o eccezionale. E ripeto, c'è ancora la scelta legittima di uno Stato indipendente, cioè l'Ucraina, di volere che le proprie truppe vengano addestrate da chi preferisce. Nel momento in cui il proprio territorio è invaso dall'esercito russo, l'alternativa è di fare che le proprie truppe vengano addestrate dalla NATO, chiaramente, non tra l'altro, da singoli paesi della NATO, soprattutto Regno Esatto. Unito, Canada e Stati Uniti. Esatto, perché quando parliamo di NATO, a me piace ricordare un'affermazione che Macron disse un paio di anni fa, che considerava la NATO cerebralmente morta. Brain Quindi dead, no? Sì, no. c'è sempre il problema di quando parliamo della NATO, parliamo di un'organizzazione che per decenni è sopravvissuta.
ma nessuno sapeva bene cosa farne, nel senso che anche l'allargamento della NATO a est sono stati processi per un po' quasi spontanei, perché la NATO esisteva, era uno dei residui della guerra fredda, però anche all'interno dei paesi NATO, tra cui Francia, ma anche per certi versi l'Italia, c'era una discussione su mantenere le strutture della NATO o meno, se valesse la pena o meno spostarsi magari verso una difesa comune europea, se integrare la difesa comune europea all'interno della NATO. Quindi sono stati dei ragionamenti che hanno, che segnalano in un certo senso che la NATO di per sé, fino al 2014 e ancora di più adesso con i nuovi membri Svezia e Finlandia, la NATO per un lungo periodo è stata un'organizzazione un po' dormiente in un certo senso, o comunque un'alleanza che esisteva e che nessuno sapeva bene cosa farci, americani in primis, perché ci ricordiamo di Trump che sbatte i pugni sul tavolo e dice alla Germania: voi comprate troppo gas e petrolio dalla Russia, mentre noi vi paghiamo la difesa. Quindi anche quando si dice la NATO è un organismo, un'organizzazione che serve gli interessi americani, c'è un fondo di verità, però c'è anche parte dell'opinione pubblica americana che della NATO non sa bene cosa C'è un farsene. fondo di verità anche perché, nel senso, allora, innanzitutto è un'organizzazione che prende decisioni all'unanimità, quindi tutti i paesi hanno una voce in capitolo. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano un peso particolare all'interno della NATO è indubbio perché sono la più grande potenza militare. È stata una scelta politica dei paesi europei quelli di non investire in difesa e in spesa militare per decenni e di, come dire, non di tutti i paesi europei, ma di molti paesi europei quello di non farlo. Quindi quella è una, in primis la Germania. Secondo, la cosa che dice Barbero, cioè che l'Ucraina c'era probabilità che l'Ucraina entrasse nella NATO e questa è la ragione dell'invasione, è anche questo palesemente falso. Per il semplice fatto che l'Ucraina fece domanda non di entrare nella NATO, ma di avere il NATO Action Plan, che è la possibilità di fare domanda di entrare nella NATO, quindi è un passo ancora precedente, nel 2007. Questa possibilità gli fu rifiutata, come fu rifiutata la Georgia. Per il veto, non degli Stati Uniti che erano favorevoli, ma per il veto ovviamente di Germania e Francia, pare. Quindi l'idea che le decisioni della NATO vengano prese sulla base di quello che vogliono gli Stati Uniti è chiaramente falsa. Da allora, appunto, all'Ucraina fu rifiutato l'Action Plan. E con l'elezione poi di Yanukovych qualche anno dopo, la prospettiva di entrare nella NATO scomparse dal panorama politico e l'unico altro momento in cui si sono a parlare della NATO fu dopo il 2014, quando però l'Ucraina era già invasa. E siamo onesti, nessuno, a parte il fatto che tra il 2010 e il 2014 quello che c'era dell'esercito ucraino era stato completamente svuotato, depredato e definanziato dal governo di Yanukovych, e quindi che l'esercito ucraino non aveva le caratteristiche per poter entrare nella NATO e tuttora avrebbe delle difficoltà proprio dal punto di vista organizzativo. Questo per questioni di conformità, di come vengono, adesso non sono uno specialista in materia, ma è così. Dal 2014 in poi chiaramente un'entrata nella NATO è impossibile perché parte del territorio ucraino è occupato dalla Federazione Russa e quindi è impensabile un'adesione ucraina alla NATO che porterebbe di fatto a una potenziale guerra tra la NATO e la Russia per il semplice fatto dell'integrazione all'interno della NATO. Quindi è un'affermazione che non ha alcuna base storica. O nella realtà dei fatti. Credo di essere stato esaustivo su questo e possiamo dire una su Svezia e Finlandia, non so se vuoi dire qualcosa tu. Guarda, velocemente perché stiamo già Perché stiamo andando trascinando troppo lunghi. questa conversazione. Dico solo che l'ultima frase è falsa, perché quando dice che
non ci sia la convinzione che la Russia sia pronta a lanciarsi in azione di conquista, beh, la storia della Russia dal 2008 in poi è proprio quella di un paese che si lancia in azione di conquista, perché la Crimea è stata annessa dalla Russia, la Georgia è stata invasa, il Donbass è stato occupato, abbiamo ancora il problema della Transnistria, abbiamo avuto l'intervento russo in Siria. Ed è evidente che la Russia si sia lanciata in azioni di conquista o azioni belliche, offensive nei confronti di altri stati sovrani nel territorio degli altri stati sovrani. Quindi ecco, probabilmente il fatto che Barbero dica che non sia una scelta sensata per Svezia e Finlandia sentirsi sicuri sotto il grande ombrello della NATO tradisce un po' di bias ideologico. È facile dirlo quando tu ci sei, Granato, peraltro. E peraltro c'è quell'altra, c'è l'altra fallacia nel ragionamento, è che qui non si tratta necessariamente che l'invasione sia particolarmente probabile. Io personalmente non penso che ci siano grandi probabilità che la Russia voglia invadere la Svezia nel breve periodo. Ma c'è una questione di sicurezza, è semplicemente che in un'Europa in cui gli equilibri geopolitici sono cambiati nel modo in cui sono, in cui è possibile per un paese invadere un paese confinante, nessun paese che abbia a cuore, diciamo, la sicurezza del proprio paese, dei propri cittadini, può ignorare questa cosa e non provvedere a una forma di, come dire, a intensificare la propria sicurezza. Ora, farlo all'interno della NATO è una cosa. Farlo in maniera completamente autonoma o quasi autonoma, come la Finlandia e la Svezia, è molto più difficile, specie quando sei un paese di dimensioni, ad esempio come la Finlandia, relativamente piccolo in termini di popolazione, e hai un confine enorme, con quello che è la seconda potenza militare al mondo. Quindi anche questo caso qua non significa che l'invasione sia, non è perché l'invasione sia imminente, ma perché c'è proprio una questione di quella che è l'interesse, e la sicurezza, del paese. Una nota, peraltro, la Finlandia non è mai stata neutrale per scelta, è stata sempre neutrale per necessità. Quindi è sempre stata scelta neutrale di necessità e prima di questa escalation militare, se vi ricorderete, c'era stato proprio un ultimatum dato da Putin. Da Lavrov, che era sul ritorno della NATO alle posizioni del 1997, no? Ora, questo ovviamente è assurdo, nessuno ascolterebbe mai una sciocchezza di questo genere o direbbe mai sì, lo facciamo, ma chiaramente questo non ha nessun effetto su chi è già all'interno della NATO. Ma se, o non solo il ritorno alle posizioni del 97, ma anche la moratoria, ecco questo volevo dire, la moratoria su nuove entrate all'interno della NATO, che ovviamente all'epoca lui parlava dell'Ucraina, ma lui parlava di moratoria in generale. Se tu sei la Svezia e la Finlandia e non sei nella NATO per scelta al momento, scelta di tipo ideologico o costituzionale, nel caso della Svezia, scelta costretta o comunque di necessità nel caso della Finlandia, improvvisamente quella di non essere nella NATO non è più una scelta, ma è una costrizione imposta da qualcun altro. E questo è un aspetto che, come dire, mi sembra in queste affermazioni viene completamente perso. E ancora comunque prevale questa idea secondo cui sì, alla fine è ragionevole che per far stare tranquilla la Russia, e far dormire tranquillo qualcuno che pensa che ci sia qualcun altro in Occidente, sia legittimo, come dire, privare di un'indipendenza paesi come la Finlandia e la Svezia, perché di questo di fatto si tratta, se si dice che si vuole fare una moratoria sulla nuova adesione alla NATO. Non sto dicendo che questo sta dicendo Barbero sta semplicemente dicendo che dal suo punto di vista gli sembra una scelta sbagliata ed è un'opinione legittima, però secondo me avrebbe un'opinione diversa, spero, siccome è una persona intelligente, avrebbe un'opinione diversa se valutasse la questione nel contesto che abbiamo appena descritto. Esatto, e forse magari per concludere, diciamo che questa superficialità di cui abbiamo parlato oggi non ha generato in noi,
voglia di, ok, andiamo a fare il debunking a Barbero, eccetera. Diciamo che ci ha un po' stupito e ci ha trasmesso un po' di tristezza, perché comunque sia io che Ludovico conosciamo Barbero, io personalmente apprezzo. Io conosciamo Barbero come storico, io personalmente ho apprezzato in passato, ma anche adesso, vari libri, in ultimo quello su Dante, ma anche uno dei miei libri preferiti è Il giorno dei barbari, che è una raccolta di fatti storici relativi alla battaglia di Adrianopoli, per cui la cosa in sé mi ha stupito e diciamo queste conclusioni così un po' superficiali o dettate da bias ideologici ci hanno un po' forzato a fare questa cosa. E quindi, ecco, giusto per concludere, speriamo che, diciamo che magari approfondendo, aiutando a approfondire coloro che guardano questo video, ci sia anche la possibilità di aiutare coloro che vogliono un po' interessarsi alla questione ucraina ad avere un'opinione un po' diversa e, pur nei nostri limiti, informata. Sì, esatto, è una questione di responsabilità alla fine, nel senso che al di là delle opinioni personali, al di là della nostra, non volevamo fare nessuna polemica diretta personale, è una questione di se una persona che è ritenuta un esperto in una certa materia e con un vasto pubblico dice cose inesatte su un argomento così sensibile, in un momento storico così importante, secondo me è, come dire, non solo il diritto, ma anche il dovere della società civile, di chi si rende conto che queste affermazioni sono o inesatte o in alcuni casi false o a tratti incomplete, puntare il dito contro questi errori, contro questo fatto e, come dire, richiamare alla responsabilità quando si parla di argomenti in cui bisogna fare attenzione ad essere precisi e corretti. Ludovico, abbiamo sfondato le 2 ore. Io direi Sì, di andiamo chiudere qua. subito. Se qualcuno avrà la buona volontà di arrivare fino a questo punto, vi ringraziamo. Ecco, e come abbiamo detto in descrizione al video, ci sono tutte le fonti che abbiamo utilizzato. Grazie a tutti Grazie e a te, Andrea. niente, buon proseguimento sul canale di Liberi Oltre o per qualsiasi altra questione riguardante appunto il lavoro, il grande lavoro della redazione ucraina di cui ho imparato un po' ad apprezzare le modalità di intervento con la sede del mattino, ma anche con questi approfondimenti. E grazie a te, Ludovico, di avermi permesso un po' di No, farne parte. grazie a te, grazie a te. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti.